diretta qui dal MICAM di Milano, siamo con Andrea Maroni per parlare di un evento in programma questa sera. Andrea, di cosa si tratta? Ma è un evento che abbiamo preso spunto dal MICAM, dove ci sono le eccellenze della moda e del nostro saper fare fermano e marchigiano. Abbiamo voluto coniugare il fare del mondo del cibo con quello della moda. Quindi abbiamo organizzato un evento in uno showroom di Milano, dove metteremo insieme il turismo, il settore moda e il settore alimentare per fare una sinergia costruttiva per un domani sempre pieno di buone aspettative. Ecco, quindi insomma un evento al quale parteciperanno appunto tante imprese del territorio, al quale verrà unita appunto la moda all'agroalimentare. Ma parlando anche di questa edizione del MICAM, come comunque rappresenta, come abbiamo avuto modo di vedere anche con questi eventi collaterali, un modo per far conoscere il territorio nella sua complessività, appunto parlando anche del settore agroalimentare? Ma noi veniamo sempre ben volentieri al MICAM invitati dalla Camera di Commercio proprio per questo scopo, cioè far conoscere nell'interezza tutto quello che è il nostro territorio. Io da anni ho coniugato questo slogan, prendiamoli per la gola, che potrebbe essere uno slogan violento, ma vedo tutti i giorni andando in giro per l'Italia che sono tutti curiosi dei nostri prodotti, delle nostre prelibatezze e della nostra cucina, e tornano dalle nostre parti assaporando i nostri gusti. L'unica cosa che vedo è che poi dopo, quando ritornano nei loro territori, non hanno la possibilità di ritrovare i nostri prodotti, e questo è quello che noi cerchiamo di fare un percorso itinerante e portare questi prodotti sempre di più in varie regioni d'Italia. Ecco, ma parliamo della galantina, che per noi da noi è un prodotto conosciutissimo, apprezzato qui, per molti, soprattutto per gli stranieri, è una grandissima novità e per loro è una sorpresa provare un prodotto così buono. Ma hai detto stranieri, per moltissimi italiani. La bellezza dell'Italia è che ogni fiume, ogni vallata ha i suoi prodotti tipici, e questo fa sì che abbiamo un mondo enogastronomico illimitato che non c'è in nessuna parte del mondo. Però con grossi sforzi stiamo cercando di entrare in varie catene anche internazionali, dove poter far acquistare la galantina. Non ultimo, noi siamo dentro al gruppo Italy di Farinetti, stiamo facendo proprio questo programma, cercando di vendere il prodotto galantina a più persone possibili. Ecco, ma quali sono le reazioni che hai qui al MICAM da chi la assaggia? Le reazioni sono sbalorditive, perché rimangono colpiti da questo prodotto, che è un prodotto affascinante, bello, buono, e che non conoscono. Quindi vedono questi colori, questa fattezza di prodotto, rimangono meravigliati, dicono: che cos'è? Poi quando lo si spiega si rendono conto la difficoltà nel fare, perché poi dopo il prodotto è molto manuale, quindi no, non è che abbiamo delle macchine per tirarlo su, ma abbiamo macchine umane che ogni giorno stanno lì con i loro coltelli, la loro sapiente arte a preparare questo prodotto. E mi fanno sempre la stessa domanda: dove lo posso trovare? Dove lo posso trovare? Piano piano lo stiamo facendo trovare in varie parti dell'Italia. Bene Andrea, ti lascio al lavoro, in bocca al lupo per questa sera, poi domani racconteremo con le foto e con tutto il resto com'è andata. Okay. Grazie a voi.